oggi conosciamo un materiale nuovo e subito dopo ve lo regalo. Questa è arte per te, arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te, video in collaborazione con il sito Perline da Stirare. Lo dico subito perché è giusto così. Perline da Stirare mi ha mandato la cioccolata! Non è vero, ragazzi, mi ha mandato il pop sign o pop sign, non so come si legga, ma è un materiale troppo bello. È un materiale naturale capace di fondere al microonde più e più volte. Ogni volta noi lo desideriamo e poi per colatura acquisisce la forma che noi desideriamo. È una resina per colatura, in pratica permette di ottenere dei calchi stupendi che possano essere sia pieni che vuoti dentro, per esempio un salvadanaio, per intenderci. È un modo ecologico per creare qualcosa con le nostre mani che quando ci stuferà potremo riciclare successivamente e trasformare in qualcosa di diverso. Per voi vi dico subito che in palio c'è questo, l'Ecomoulage, che è il kit per fare il salvadanaio a forma di porcellino. Dentro troverete la formina, e le stecche per chiudere la formina, le tavolette di pseudo cioccolata da far fondere, gli stickers e basta. Con un po' di creatività potrete fare delle cose bellissime. Allora, per ricevere il premio cosa dovete fare? Essere iscritti ai miei due canali, Ombretta e Due Cuori Una K, e soprattutto essere iscritti su Arte per Te, questo va da sé. Poi dovete lasciare un commento qua sotto e io in questa data sorteggerò il fortunato vincitore. Il premio non lo spedisco io, lo spedisce direttamente il sito Perline da Stirare, quindi quando vi arriverà sicuramente più in fretta che non quando lo spedisco io, perché io parto sempre un sacco di tempo per spedire i regali, ma di contro non avrete la mia letterina d'accompagnamento perché non ce l'ho fisicamente io il regalino per voi. Come se fosse, ve lo dico qui che vi voglio bene, se non fosse così non mi sarei accordata per un giveaway per voi. Allora, proviamo questo materiale. Io non l'ho ancora provato. Proviamo insieme questo materiale, vediamo come funziona e poi ci troviamo dopo per le considerazioni finali. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come funziona. Ed eccoci pronti per provare il pop sign, questo materiale che mi sta incuriosendo troppo. Un materiale 100% ecologico, riciclabilissimo, di origine francese. È una sorta di pasta che ha la forma di una tavoletta di cioccolata, che si scioglie in microonde e che prende le forme degli stampi in cui la coliamo, dando un effetto porcellana, dicono, meraviglioso. La particolarità della pop sign è che è riciclabile, quindi ogni volta che noi vogliamo cambiarle forma basterà rimetterle in microonde, lei fonderà nuovamente e quindi potrà essere nuovamente colata in un altro stampo e avere a sorgere ad un'altra vita. E poi mi hanno mandato anche i colori per colorare il pop sign. Sono dei pennarelli permanenti che si presentano così, quindi con punta a pennello, e che vi posso assicurare possono essere usati non soltanto per colorare il pop sign, ma per colorare diverse superfici, anche per colorare i semplici fogli di carta. Di cosa mi avvarrò? Per fare il maialino c'è il set completo, quindi non mi serve nulla. Per invece fondere i miei pezzettini di pasta mi servirà una ciotolina che vada d'accordo con il microonde. In più io mi avvarrò di alcuni stampi siliconici che avevo acquistato tempo fa su AliExpress, mi pare, o su Banggood, non ricordo adesso, perché fonderò il mio pop sign proprio qua dentro. Farò un bellissimo alfabeto di pop sign, poi farò tanti bottoncini, un bel fiore e vediamo cosa verrà fuori. Apriamo la nostra confezione e vediamo cosa c'è dentro. Beh, cosa c'è dentro lo possiamo vedere qui dentro. C'è lo stampo, poi ci sono le chiusure per lo stampo, poi ci sono due tavolette di due colori differenti, degli stickers e basta, uguale pop sign. Come si fa? Si mette a microonde per 2-3 minuti tra 120 e 350 watt, si agita ben bene, lo si poggia in una cassaforma, quindi si sforma e si gode del maialino, nel senso si appiccicano gli stickers, lo si decora come si vuole.
apriamo la confezione e cerchiamo di capirci di più. Ecco qui, allora, questo è lo stampo che va tagliato qui, facciamolo subito. E già posso dirvi che l'acetato dello stampo è proprio un acetato di ottima qualità, bello tenace e non si rovinerà in tempi brevi se lo userete per bene, perché proprio si sente, è bello coriaceo. Dopodiché, importante seguire attentamente le istruzioni al fine di non danneggiare lo stampo. Quindi i vari libretti con i vari prodotti della Centosphere, che è appunto la marca del PopSign, le istruzioni multilingue, ecocalchi, è una ecocalchi si chiama, il PopSign sarebbe ecomoulage, significa ecocalchi. Bene, è una gamma completa di cofanetti che permette di realizzare magnifici calchi pieni oppure vuoti, concavi, ad effetto porcellana grazie a un materiale innovatore, il PopSign. Qua dice che fonde a tra 56 e 60 gradi centigradi, quindi a bassissime temperature. Andiamolo a provare. Apriamo il nostro stampo, quindi prendiamo 16 tocchetti di PopSign, 4, 8, 16, ne rimane. No, non lo faccio fucsia, sapete, lo faccio turchese perché lo faccio a insino. 12 e 4, 16. Intanto vi dico che è semplicissimo da rompere, è veramente come rompere il cioccolato, quello fondente, un po' più duro, ma è proprio uguale la sensazione. E voilà, chiudiamo il nostro simpatico porcellino. Quindi passiamo le fascettine di chiusura, anche queste sono facilissime da inserire. Ok, adesso spostiamoci in microonde per 2-3 minuti a bassa temperatura. Ok, posizioniamo, selezioniamo una temperatura media per 3 minuti e mezzo. Mi raccomando, se lo fate con i bambini, seguiteli passo passo. Questo è un gioco comunque che è consigliato a bimbi che abbiano un'età superiore ai 7 anni. Sì, è un più 7, quindi anche con i più 7, anche con i 10 o con i 12, state attenti, seguite. Ok, tiriamo fuori il maialino dal forno. Ok, eccoci qua, completamente liquefatto il PopSign. Adesso dobbiamo un po' girare la formina su se stessa per fare in modo che appunto prenda bene, un po' fuoriesce dai bordi, ma vediamo, vediamo che succede. E rigiriamo per un po' di tempo. Sulla cartina c'è scritto di porlo in sotto l'acqua corrente e fare questo movimento, rigirare. E noi non possiamo non farlo, giusto? Col telefono in mano non ve l'ho potuto far vedere, ma il movimento che ho fatto è stato questo, ok? Sotto il rubinetto, e anche un po' questo, in modo da far andare il PopSign un po' dappertutto, e sentirete proprio la differenza di densità, oltre a accorgervi che non sguazza più dentro la formina. A questo punto adagiamo da qualche parte così e poniamolo in frigorifero per 5-10 minuti. Fatto ciò, non si dica che noi si sta con le mani in mano, non si dica mai mai. Allora, cosa facciamo? Facciamo un altro tipo di PopSign. Con questa dall'unione di questa tavoletta e di questa tavoletta viene fuori il glicine. Quindi mettendo per esempio 4 quadratini così e 4 quadratini così in ciotolina, pongo in microonde e dovrebbe venire fuori il glicine. Vediamo cosa succede. Intanto in quest'altra ciotolina, mentre il PopSign glicine sta andando, apro quello bianco. Perché? Perché voglio provarlo. Voilà, e per colorarlo poi successivamente con i colori permanenti. Naturalmente i colori chiari si presteranno di più a una colorazione successiva, no? Con i permanenti.
tirato fuori quello glicine, in forno quello bianco. Proviamo la prima colatura di questo colore. Voglio, scusate il microonde in sottofondo, con questo colore voglio fare il fiorellino e voilà. Quindi prendiamo e senza bruciarci sbattiamo per far uscire tutte le micro bollicine. Vedete che affiorano? Faccio anche qualche bottoncino glicine. Si asciuga abbastanza rapidamente. Sapete l'impressione che dà? La cera. È una mistura a base di cera sicuramente. Perché proprio si sente. Facciamo un po' di pasticci, ragazzi. Ok, mentre loro si raffreddano, ho tirato fuori dal frigorifero Porky Pig. Tiriamo fuori anche il nostro salvadanaio. Wow! Wow! Eccoti! Ciao! Partoriamo il nostro maialino. Wow, che carino, guardate la lucentezza, qualche sbaffo di pasta, vabbè, si toglie facilmente con le forbici, basta, o anche con le mani credo, ma no, meglio con le forbici, con le forbicine è ancora meglio, quindi mamma, papà, aiutate il vostro piccolino a rendere più porcellinoso il vostro porcellino, ecco, vedete, va via subito la pasta in eccesso. E c'è scritto sulla confezione che con un tagliabalza bisogna forare qui. Vediamo se è una cosa semplice. E allora, pratichiamo qui il foro, tagliabalza. Ma sì, dai, abbastanza agevole. E voilà, anche la fessura è fatta. Il nostro maialino è venuto fuori molto molto carino. La cosa che mi piace è farvi notare la lucentezza e la durezza di questa pasta. Adesso però tiriamo fuori i nostri manufattini dalle formine. Voilà, carina, è venuta fuori, guardate che bella. Sì, sono contenta, ma guardate la precisione dei rigori. È impressionante, certo, perché la pasta fonde e va ovunque. Vediamo le altre forme? Speriamo sia venuto bello anche questo. Vai, 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 Paolino! Eccolo! Ma che delizia, ma che delizia! Troppo bello! Vediamo le letterine? Stacco un po' tutto in modo che si frantumi lo spazio tra una letterina e l'altra, che recupero perché il materiale è riutilizzabile, ricordatevelo. Fantastiche! Rifilo il velo di pop sign che c'è all'esterno, che si toglie molto facilmente. Voilà, come vedete, con un po' di cura vengono fuori molto molto carine. Mentre il mio forno va all'impazzata, perché sto provando a fare i calchi del mondo, ragazzi, proprio troppo troppo divertente, io prendo i pennarelli permanenti. Per esempio, qua c'è un bel dorato che per la mia cornicetta ci starebbe veramente veramente bene. E allora proviamo. Wow, ma wow, ma bello. Ma davvero colora, io pensavo non prendesse sulla cera, su questa pasta che è molto cerosa. Ma wow, ma bellissimo, anche il tono di dorato è molto molto bello, è difficile un pennarello dorato di questo tipo. Guardate, la completo dopo, ve la faccio vedere poi completa nelle foto, io intanto vado avanti. Per esempio il mio fiorellino, volendo, meraviglia. Quindi con un pacco di pennarelli e il pop sign bianco fate qualunque cosa. E con un po' di lavoro con i pennarelli permanenti si può arrivare anche a questo. Bisogna sbizzarrire la propria creatività. Vediamo se riesco a tirar fuori dallo stampo rigido senza romperlo. E ragazzi, con enorme emozione vi dico
che ci siamo riusciti, evviva! Quindi con un po' di delicatezza, senza piegare lo stampo, guardate cosa si può fare. Con questi stampi siliconici la lucentezza non viene, ma non importa perché è bellissimo anche così. Ma guardate che bello, anche montato su una spilla, ma anche semplicemente applicato su una cornice, su un mobiletto. Stupendo! Beh, che dire, davvero bellissimo questo pop sign e le mille cose che ne possono venire fuori. Un tavolo da lavoro pieno di creatività, sbizzarrite la vostra. Vi lascio le foto e noi ci vediamo di là. E ho fatto la rima anche stavolta. E vai! È un materiale fantastico, a parte il fatto che si possono creare oggetti, spille, monili, utensili, qualunque cosa voi desideriate, ma la cosa bellissima è che questo è un materiale naturale al 100%, quindi non è tossico, non emana vapori tossici, potete anche cuocerlo, farlo fondere nel microonde che usate per cucinare e non è pericoloso, soprattutto è riciclabile all'infinito, quindi non è un qualcosa che andrà buttato via, ma è un qualcosa che all'infinito, quando non vi piacerà più quello che avete fatto, potrete riprendere e riforgiare. Insomma, un modo infinito di divertirsi con pop sign e la creatività. Io ringrazio enormemente per Linee da Stirare per avermi inviato questo materiale e avermelo fatto conoscere. In combo con il materiale vengono venduti anche i pastelli permanenti. Questi sono dei pastelli che vi permetteranno di scrivere sul pop sign, sul vetro, sulle piastrelle, insomma su quello che vi pare. Sono dei colori appunto permanenti che rimangono lì dove li passate. Tutto quello che vi ho mostrato, vi ho anche dimostrato come funziona, traete voi le conclusioni, a me sono piaciuti tantissimo, ora sta a voi giudicare se sono belli oppure no. Prezzi, quantità delle forniture, set a disposizione, trovate tutto sul sito per Linee da Stirare, vi metto il link qua sotto. Lasciate il commento se volete vincere un set, in bocca al lupo a tutti e noi ci rincontriamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao, alla prossima!